Ciao a tutti, finalmente torno con un nuovo video, mi preparo con voi. Tanti prodotti nuovi, alcuni miei cavalli di battaglia perché non ho delle novità per quanto riguarda quella categoria di prodotti, ma tanti prodotti nuovi e soprattutto ci tengo a farvi vedere dov'è, lo sto cercando. Quanto è facile utilizzare questa palette, come vi dico sempre, come vi dirò anche alla fine del video, se riesco ad utilizzarla io con questa facilità, a sfumarla in maniera così semplice, possono farlo tutti. Sono veramente entusiasta di questo acquisto, di questa palette di Huda, la mia è quella nella colorazione light, la sto usando da qualche giorno, mi sta dando molte soddisfazioni e quindi siccome incuriosiva tante di voi, ne abbiamo parlato tanto in Instagram e mi avete chiesto di farvela vedere in uso come mi trucco io, sapete insomma che non faccio cose eccessive, però ho fatto più sfumature sia con i colori matte, ne ho usati diversi, e sia con i colori luminosi. Vi lascio al video, poche chiacchiere, andiamo ai fatti. Scusatemi se non faccio questo genere di video davvero da tanti mesi e ci si perde un po' la mano, soprattutto con questo genere qui, quindi cercherò di farne un pochino più spesso. Ciao! E questo è il mio viso completamente struccato, che già conoscete benissimo perché non è certo il primo video di trucco che faccio con voi, e soprattutto se mi seguite su Instagram, perché sono più spesso struccata che truccata nelle storie di Instagram, vabbè. Dunque, oggi dobbiamo andare a provare tanti prodotti insieme, però direi di cominciare con un po' di burro cacao. Questo è idratantissimo, è di Paola P ed è quello che utilizzo sia la sera quando vado a dormire che prima di truccarmi. Come fondotinta andiamo ad utilizzare il nuovo Insta Moisture di Kiko, che io ho nella colorazione 1.5G. Vi lascerò comunque in info box tutti i prodotti che andrò ad utilizzare, anche questo ve l'ho fatto vedere nel video haul con tutte le varie novità che ho acquistato, che mi sono arrivate dalle aziende, poiché il pennello della Real Techniques che di solito utilizzo, cioè lui, io il fondotinta, le cose, preferisco il pennello alla spugna, è bagnato perché io li lavo spesso e essendoci molta umidità non mi si sono asciugati i pennelli quelli viso. Uso un altro che mi piace molto, che è il Pro 230 della Revolution, sempre della linea Pro, questo qua, bello, mi piace. Vado a mettere un po' di fondotinta sul viso e lo vado a sfumare. Questo fondotinta non è la prima volta che lo utilizzo, l'ho già utilizzato per qualche giorno e devo dire che mi sta piacendo. È un bel fondotinta, rende molto bene, ha una bella texture, si lavora molto bene, ha una buona durata, è un fondotinta per pelli da normali a secche, perché comunque ha un effetto luminoso sulla pelle, non è particolarmente coprente, penso, da quello che ho visto anche andandolo a stratificare, rimane con una coprenza media, ma uniforma molto bene l'incarnato, rimane leggero, non va a segnare assolutamente, lascia una bellissima grana della pelle, e ne avevo sentito parlare bene, l'ho preso per questa ragione, sinceramente non avrei proprio azzardato a totale scatola chiusa, però sì, non è niente male per l'uso soprattutto quotidiano, mi piace molto, ma in generale io prediligo comunque fondotinta leggeri, un po' effetto seconda pelle, non eccessivamente coprenti, anche perché oggettivamente non ho bisogno di troppa coprenza, e poi mi piace di più l'effetto insomma sul mio viso. Vado a mettere, questo non è un prodotto novità ma è un prodotto che mi vedete utilizzare da anni, il primer, il Neutral, l'Eye Base Neutral di Kiko. Io lo metto sulla palpebra mobile fissa e lo porto anche un pochino fino all'esterno del sopracciglio, perché dovendo andare a ridisegnare molto, come vedete, del sopracciglio, mi aiuta anche a far tenere meglio la matita, quello che vado ad utilizzare insomma per le sopracciglia, e lo stendo con le dita, preferisco alla stesura con il pennello il dito in questo caso,
perché si fonde meglio, riesco a lavorarlo meglio, a sfumarlo meglio rispetto al pennello. Vedete che lo tiro fino all'esterno, sia nella parte più alta qui verso il sopracciglio che nella parte più bassa. A questo punto andiamo con la matita sopracciglia, questa è quella di Nabla nella colorazione Venus, sì, come sempre tutto nell'info box. Vado prima a pettinare le mie sopracciglia, a sistemarle. E io o utilizzo questa o quella di Kiko, proprio della linea base, perché ne avevo una, comunque mi trovo bene, ne avevo una, nel senso che me ne sono trovata una nel cassetto e ancora da aprire, da consumare, quindi sto utilizzando queste due, mi trovo bene con tutte e due, anche con quella di Kiko, che però va temperata, è un pochino più scomoda, mentre queste sono quelle automatiche con la mina molto sottile, quindi ecco tutto qua. Però una per l'altra hanno una buona riuscita su di me. E poi andiamo a ridisegnare le sopracciglia. La prima cosa che faccio, perché io non mi so truccare senza vedermi le sopracciglia sistemate, quindi devo fare prima questo step e poi andare a fare il trucco. Vedo delle ragazze che fanno il contrario, vanno prima... Non lo so fare in questo specchio, ve lo dico, non è semplice perché non è dove mi trucco usualmente e quindi non so se farò un paciugo. Vi dicevo che vedo delle ragazze che invece per abitudine io prendo il punto più alto del mio sopracciglio, appoggio la matita al laterale del naso, la faccio passare attraverso la pupilla guardando dritto davanti a me. E poi vado a segnare con la matita il punto più alto del sopracciglio. Questo ovviamente non l'ho inventato io, ma me lo fece fare all'epoca un makeup artist. Ok, e ufficialmente vi dico che non sono capace a farmi le sopracciglia così. Non è facile. Non mi vedo alla solita maniera, non so come spiegarvi. Però vabbè, per voi questo è d'altro. Vado a fissare le sopracciglia con il gel, che è uno dei migliori in assoluto, è il Ready Set Brow di Benefit, perché le fissa in una maniera assurda e inoltre va anche a far tenere ancora di più la matita, a sigillare comunque la matita. Io lo passo ovunque. Ora prendo un po' di cipria, questa è quella di Nabla che sapete non mi piace molto, ma ho questa in uso e me la faccio andare bene, e vado a fissare la mia base per ombretto, non su tutta la palpebra, ma dalla piega dell'occhio al sopracciglio. La palpebra mobile la lascio libera. Questo mi aiuta a sfumare gli ombretti nella piega senza fare macchia e anche in maniera proprio più fluida. È un passaggio che io faccio sempre, quantomeno dalla palpebra, dalla piega dell'occhio in su. Se so di dover usare degli ombretti glitterati o comunque shimmer, preferisco lasciare la palpebra mobile non settata. Veniamo al pezzo forte, che è la Nude Obsession nella colorazione Light di Huda Beauty. Questa palette qui è in assoluto la palette che mi è stata più richiesta, soprattutto su Instagram, dove ne abbiamo parlato tantissimo. Mi truccherò con questo specchio perché è piccolo, ma mi sembra incisivo. E non lo so, andiamo a fare qualcosa forse con questi colori qua, perché questi li ho usati meno, ho usato di più questa gamma qui. Questi sono i pennelli della Jessup che avevo acquistato prima delle vacanze. Ho tutto il set composto di tantissimi pennelli, li avete visti perché ve li ho mostrati. Vado a prendere un po' del colore questo centrale, non hanno nomi questi ombretti, quindi il colore neutro, e vado a metterlo sotto il sopracciglio. Non so se riesco a farvi vedere, ma è piuttosto scrivente. Ovviamente il colore è totalmente naturale, ma è sempre uno dei primi passaggi che faccio. Poi dopo vado anche a risfumare. Molto spesso, adesso vi sento, mi dite che vi piacciono i miei video perché sembra che abiti
nel paese delle fiabe, nel paese di Walt Disney, con gli uccellini come Biancaneve e Cenerentola. Questa cosa me la porto dietro da sempre. Avevo amici che mi dicevano che io ero come Cenerentola, mi alzavo la mattina fresca come Cenerentola con gli uccellini, eccetera, eccetera. È capitato spesso questa cosa. E perché comunque è un giardino, ci sono alberi, eccetera, eccetera, eccetera. Con questo pennello di neve, che è sempre uno dei miei preferiti, questo l'ho acquistato veramente diversi anni fa, ed è il Teal Blending, vado a prendere questo colore qui, questo, e vado a fare una prima sfumatura nella piega dell'occhio. Io mi mantengo sempre un pochino più alta per la conformazione del mio occhio. Io preferisco prendere poco prodotto per volta, lo so che ve lo dico sempre, ma poi non tutti, insomma, vedono tutti i miei video, eccetera, eccetera, quindi alcune cose ve le ripeto, perché preferisco sfumare poco prodotto per volta senza andare a fare pastrocchi e arrivare poi all'intensità che dico io. Non è la prima volta che la uso. L'ho usata già, questa penso sia la quarta volta, e mi sta piacendo molto. La trovo molto facile da utilizzare, da una buona resa. Io, come avete visto, utilizzo sempre un primer occhi, ma con qualunque palette, con qualunque ombretto, ne ho bisogno proprio. E devo dire che la resa è veramente ottima. Con un pennello sempre da sfumatura, un pochino più così a fiamma, vado a prendere il rosato, questo, un pochino, e lo vado a sfumare nella parte qui più in alto. Pur essendo colori così delicati chiari, scrivono subito. Altro pennello da sfumatura, questa volta lo vedete un pochino più corto, cicciottino. Vado a prendere il marrone, praticamente il colore matte più intenso della palette, e vado a metterlo qui nella parte esterna e un po' nella piega dell'occhio. Di queste palette ne abbiamo parlato molto nelle storie di Instagram dei giorni scorsi. Alcune di voi mi hanno menzionato dei video dove ne parlavano molto male. Principalmente mi sembra non tanto di questa, ma di quelle con i colori un po' più scuri. Però è anche vero che un video che ho visto era un video più prime impressioni, perché era la prima volta che venivano utilizzate. Venivano utilizzati un paio di colori per palette, non è difficile farsi un'idea completa, insomma, utilizzando due colori di una palette. Quello che vi posso dire è che lo state anche vedendo, credo, in mano a una non esperta assolutamente, una semplice appassionata come tante di voi, questi colori sono semplicissimi da sfumare, applicare. Almeno vi parlo solo e soltanto di questa palette, perché questa ho. Non è la prima volta che lo utilizzo, l'ho utilizzata un po' tutta, nessun colore mi ha dato problemi in questa palette, assolutamente. Allora, a questo punto, senza andare ad aggiungere altro sulla palpebra, così come dopo aver fatto un po' di sfumature matte, vado a prendere questo colore qui. Io lo prendo con il dito. Ultimamente sempre prodotti, questi scimmerini o un po' glitterati, li applico con il dito e vado a tamponarlo sullo spazietto rimasto della palpebra mobile. Cioè, guardate che roba! Si sta semplicemente attaccando sul primer che ho messo all'inizio. E con il dito lo vado anche a sfumare un po' sul marroncino qui all'esterno. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Nella congiunzione tra l'ombretto luminoso, questo freddo che abbiamo appena messo, e il marroncino, vado a prendere un po' di questo rosa oro, sempre con il dito, e lo vado a
posizionare proprio all'incrocio tra i due. Adesso vado a ripulire un po' sotto gli occhi e poi vado a fare un mix di questi due correttori, l'Insta Anti-Age nella colorazione Instant Anti-Age, nella colorazione Light, e il Prep and Prime di MAC nella colorazione Bright Forecast, che è un po' più scuro caldo, perché questo qui da solo mi ingrigisce un po' il contorno occhi, però ce l'ho e lo voglio finire. Me lo ricordavo diverso questo colore, ma mixando i due mi vanno benissimo. Un po' di cipria, vado a fissare il correttore, questa cipria spolvera l'impossibile, tampono proprio, vado a pigiare e ne metto poi proprio un velo, ecco, faccio così e così, tanto polverosa questa, e la tampono su tutto il resto del viso. Perché questa cipria la voglio finire, quindi non ne compro altre finché non finirò questa. Spero di riuscire a mantenere il buon proposito, perché non mi piace, quindi poi ho paura di lasciarla lì e mi dispiace sprecare i prodotti, ma è molto pesante sul mio viso, quindi faccio così, poca poca e via. Ora riprendo il pennello con cui ho applicato il marroncino nella piega dell'occhio, nella parte esterna. Vado a riprendere appunto il marroncino, questo più scuro, e vado a sfumarlo nella parte esterna della rima inferiore. Questi pennelli sono validi, sono molto economici, ma avete visto che ne ho usati diversi, sono validi, mi trovo bene. Li ho già usati tante volte, lavati tante volte, quindi buoni pennelli. Altro pennello di questo kit, vado a prendere il colore invece questo matte un pochino più malva e lo vado a sfumare nella prima parte della rima dell'occhio. Per andare a illuminare l'angolo interno voglio andare a prendere dalla palette questa Rich Loves, che è della collezione che hanno fatto queste ragazze con Pixie, anche questa ve l'ho fatta vedere tutta quanta nel video haul. Vado a prendere questo Lace, questo illuminante qua su, aspettate, questo, e lo vado a mettere nell'angolo interno, vediamo un po', non li ho mai usati questi, però è molto bello e molto luminoso. Vado a prendere un altro prodotto della collezione di Pixie ed è il matitone bronzo e lo vado a mettere nella rima interna dell'occhio. Questo l'ho già usato tante volte, già ve l'ho detto nell'altro video, e scrive molto bene e mi dura e delinea lo sguardo senza andarlo però ad appesantire. Ho deciso di metterne un pochino anche sulla rima superiore, proprio l'ho passato appena. Non ve l'ho fatto vedere perché avendo lo specchio in mano io devo tenermi anche un po' la palpebra, non ci riuscivo. Però proprio l'ho passato appena all'attaccatura anche superiore. Altro nuovo prodotto, mascara di Kiko. Questo è il nuovo Darker che dice di dare volume e colore intenso alle ciglia. L'ho già utilizzato e non mi ha affatto dispiaciuto, contando che era proprio la prima applicazione, questa è la seconda. E questo è lo scovolino, vedete? È in setole piuttosto fitto. E tenendo conto che io ho ciglia molto sottili, molto bionde, avete visto che sono totalmente trasparenti da struccate, e non me le appiccica, non è assolutamente pesante nel corso della giornata, perché l'altra volta che l'ho utilizzato l'ho struccato la sera, era ancora tutto lì e non mi aveva appesantito per nulla le ciglia, non erano calate nel corso della giornata. Vediamo un po', vedete la differenza, e l'ho appena passato. Io poi non sono una che ama fare 300 passate di mascara, è una roba che non sopporto, ma perché non mi piace mettere il mascara. Mi sono fatto una macchiettina qui, però, perché per chiacchierare e metterlo poi faccio i pasticci, quindi adesso sto zitta e continuo a metterlo. Penso che si veda la differenza
Decisamente, guardate già l'occhio com'è anche proprio più aperto. Allora, adesso andiamo a definire un po' il viso con la palette, questa nuova di Sephora, la Flawless Face Palette nella colorazione light, e vado a prendere un po' della terra, questa, per ridare un po' di volume al viso. Ho preso un po' della terra e andiamo un po' a definire. L'ho già usata e si sfuma molto bene. Il mio pennello preferito per questa terra è questo qua che è di Kiko, tra l'altro, ma è ancora bagnato e quindi faccio con il pennellone questo. Usiamo quello che abbiamo a disposizione, non è un problema. Sempre dalla palette di Sephora vado a prendere il blush che sembra scuro in cialda, ma anche questo l'ho già usato e in realtà, come vedete, è un colore molto naturale. Io voglio andare a provare questo, sempre della palette di Pixie, e vediamo un po' cosa succede. Provo a metterlo con questo pennello qui da sfumatura piuttosto ampio, perché il mio pennello da illuminante, anche lui è ancora bagnato. Oggi purtroppo è andata così. Quindi vado a prendere questo clutch, questo. Contando che questo ha scritto così tanto, un po' temo, vado a prendere poco poco e vediamo un po'. E faccio bene a temere perché ne ho preso veramente, ho poggiato il pennello, ragazzi. E guardate qua, ci picchia. Andrei ad aggiungere anche un po' di questo tea perché questo clutch in realtà sul viso risulta abbastanza freddino. Mamma mia, come scrive questo? No, devo andare a sfumare, aspettate. Ne metto anche un po' sotto il sopracciglio. Comunque scrivono veramente tanto, non so quante volte ve l'ho detto, ma sono rimasta allucinata. Scrivono tantissimo. Sulle labbra vado a mettere la solita matita di Essence, che non esiste più, la Lovely Frappuccino, e vado poi a mettere il rossetto nuovo di Huda, che adoro, amo. Vi faccio vedere dopo, che Wedding Day, ve l'ho fatto vedere sempre nell'ultimo video. Non lo so, c'è un motorino che sta facendo avanti e indietro qua, penso, vabbè. E questo è il rossetto di Huda Wedding Day, che adoro. È un colore bellissimo, di quelli proprio che mi piacciono tanto, 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 tanto. E questo è un trucco naturale e luminoso alla mia maniera. E mi sono persa via a fare qualche sfumatura in più sugli occhi, ma questa palette, ragazzi, si sfuma da sola. I colori luminosi non hanno bisogno di andare a mettere altri pastoni, correttori su basi e poi andarli a mettere sopra. No, avete visto? Io ho messo un po' di base per ombretta all'inizio, ho fatto le mie sfumature, con il dito sono andata ad applicarli. Guardate che belli che sono, e sapete che io faccio delle cose molto tenui, non vado a caricare tanto di trucco gli occhi, però è proprio facile da utilizzare. Se la uso io, la possono usare tutti. Ecco, io sono di questo avviso. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!